La parola di Dio di questa terza domenica di Quaresima ci invita a meditare sul simbolo dell'acqua viva che è Gesù. Ciascuno di noi è invitato oggi a chiedersi a quale pozzo attinge l'acqua per la sua vita. L'acqua è vita ed è armonia. Gesù ci parla di un'acqua per la vita e non per la sopravvivenza. Il Vangelo di oggi ci mette in guardia davanti ai surrogati della vera felicità. La Samaritana è ciascuno di noi. La sua storia è anche la nostra storia. La nostra felicità dipende da come riceviamo nel cuore la parola di Gesù. Che cosa chiede Gesù alla donna? Possiamo riassumere tutto il discorso in due parole chiave: verità e amore. Prima di tutto, dobbiamo vivere nella verità su noi stessi e sul mondo. E questo modo di vivere farà zampillare dai nostri cuori l'amore che è l'acqua che sostiene ogni relazione e dà senso a tutto. Quindi, dobbiamo accettare ciò che siamo e vivere l'amore con tutto noi stessi. Questa accettazione non ci risparmia il lavoro di conversione che dobbiamo mettere sempre in atto. E il desiderio di diventare sempre migliori per amare meglio e in modo più autentico gli altri. Esercitiamoci oggi a vivere secondo la verità e l'amore. Lasciamoci toccare da Gesù e attingiamo l'acqua della sua sapienza per diventare sempre più felici e trovare il senso della nostra esistenza. Da che pozzo attingi l'acqua della tua vita quotidiana? Magari ci sono alcune dipendenze che non ti permettono di vivere l'amore per gli altri con libertà. Ti lasci interrogare dal Vangelo. Attingi l'acqua divina dal pozzo della preghiera quotidiana e dall'adorazione al Santissimo Sacramento.